Dopo 88 giorni di stop, la pausa più lunga dai tempi del secondo conflitto mondiale, i Musei Vaticani e i Giardini Vaticani riaprono al pubblico. Una giornata di gioia e di soddisfazione, una boccata culturale che aiuta anche interiormente, ha sottolineato la direttrice Barbara Iatta, anche se pochi sono i visitatori in questa prima giornata di riapertura. Non c'è dubbio che oggi è una giornata di festa e di gioia, veramente dopo 88 giorni finalmente riapriamo, dopo un secondo lockdown. Che però quest'ultimo è stato forse ancora più fattivo e proficuo perché abbiamo sfruttato, utilizzato questo tempo così un po' sospeso per la condivisione con i nostri visitatori, abbiamo colto l'occasione per fare tanti lavori che sono anche un po' dietro le quinte, che molti non si vedono, ma molti invece si vedono, nel senso che sono manutenzione ordinaria e straordinaria, che non c'era mai l'occasione di farlo con i grandi numeri, ma anche tanti restauri. Se andrete nell'appartamento Borgia vedete tante novità, non soltanto di allestimento ma anche proprio di restauro, e tanta illuminazione, tanta manutenzione. Quindi siamo riaperti da oggi in sicurezza, con prenotazione online obbligatoria e gioco forza con dei numeri ridotti. Siamo in zona gialla, siamo un'enclave nella regione Lazio, quindi siamo in zona gialla e quindi con la possibilità di pochi spostamenti, e quindi ci rivolgiamo a un pubblico, almeno nell'immediato, a un pubblico romano e laziale. I musei sono visitabili tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, con ultimo ingresso alle 16.30. La prenotazione online è obbligatoria e senza diritti di prevendita. La Cappella Sistina in questo tempo è stata oggetto dell'annuale check-up delle superfici pittoriche, mentre gli affreschi dei quattrocenteschi delle sue pareti laterali sono stati interessati da un'attività di depolveratura. Importanti novità riguardano la collezione di arte contemporanea, che propone nuovi e significativi riallestimenti all'interno dell'appartamento Borgia. C'è dubbio che è un'immersione nel pontificato di Alessandro VI Borgia, perché l'intera sala delle arti liberali è stata riallestita esattamente come era all'epoca di Papa Borgia, levando dei tendaggi che erano stati messi negli ultimi decenni e ritrovando le decorazioni del tardo 400, che rendono veramente un'atmosfera fantastica. L'appello della direttrice Iatta. Io non solo invito, ma esorto tutte le persone che per tutto questo periodo sono state chiuse, avendo e fruendo virtualmente di tanta bellezza, però fruire della bellezza e di queste collezioni universali dal vivo è un'altra cosa. E non lo dico perché sono il direttore di questi musei, ma lo dico perché veramente l'empatia e il trasporto che ti dà una visione diretta e i pensieri positivi anche che ti dà tanta bellezza sicuramente possono aiutare in questo momento di pandemia e di inquietudine.